Per ottenere dei soffici muffin alla fragola, inizia miscelando insieme 300 g di farina, 2 cucchiai di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di sale. Poi frulla 110 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente con 200 g di zucchero semolato per circa 2 minuti. Aggiungi 2 uova grandi e 120 ml di latte fresco e frulla bene. Quindi mescola i due impasti con una spatola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungi 250 g di fragole fresche tagliate a cubetti e quindi versa l'impasto in 12 pirottini per muffin. Inforna in forno statico preriscaldato a 190 gradi centigradi per circa 30 minuti e i muffin alle fragole sono pronti. Ciao, per preparare dei pancakes alla fragola facili e veloci, versa prima in una ciotola 150 g di farina, 2 cucchiai di zucchero semolato, un cucchiaino di lievito in polvere, mezzo cucchiaino di sale e mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Mescola le polveri e in un altro contenitore versa un uovo, 2 cucchiai di olio di semi di girasole e 250 ml di latte fresco. Mescola bene con la frusta mano e quindi mescola le polveri con i liquidi per ottenere una pastella. Aggiungi delle fragole a cubetti e quindi passa alla cottura in una padella imburrata. Quando sulla superficie si formeranno delle bollicine, potrai cuocere sull'altro lato. Servi subito con caramello o sciroppo d'acero. Guarda il video suggerito e iscriviti al canale. Ciao, per ottenere un sofficissimo gelato alla fragola, versa 220 g di fragole in una ciotola capiente. Aggiungi 100 g di zucchero semolato, un cucchiaino di succo di limone e 2 cucchiai di miele. Mescola bene con un cucchiaio e lascia riposare il tutto per 20 minuti. Dopo 20 minuti schiaccia bene le fragole con una forchetta e se hai la gelatiera mescola il composto con 250 ml di panna fresca e procedi a mantecare il gelato per 15-20 minuti. Se invece non hai la gelatiera, monta la panna . Mescola la panna con il composto di fragole . Versa il tutto in una vaschetta larga e bassa, copri con pellicola trasparente e lascia riposare in congelatore tutta la notte. Otterrai comunque un gelato alla fragola cremoso. Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.
Ciao! Per preparare una soffice torta alle fragole facile e veloce, inizia tagliando in 4 250 g di fragole. Poi imburra, rivesti con carta da forno e cospargi con pan grattato uno stampo da 28 cm di diametro. Quindi versa in una ciotola capiente 120 ml di latte fresco, 120 ml di olio di semi di girasole, 220 g di zucchero semolato, 8 g di zucchero vanigliato, e 4 tuorli grandi. Mescola bene con la frusta a mano in un'altra ciotola monta a neve ben ferma 4 albumi grandi con un quarto di cucchiaino di sale. Quindi incorpora nel primo composto 300 g di farina e mezzo cucchiaino di lievito per dolci, setacciando il tutto. Aggiungi anche l'albume diviso in due porzioni. Usa una spatola con movimenti circolari dal basso verso l'alto. A questo punto aggiungi le fragole. E inforna subito in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 45 minuti, verificando la cottura con uno stecchino di legno. Lascia raffreddare nello stampo e quindi spolvera con zucchero a velo. Guarda il prossimo video creato per te e iscriviti al canale. Ciao! Per preparare una cheesecake alle fragole freschissima, inizia dal fondo composto da 200 g di biscotti Digestive tritati con il mattarello. Poi aggiungi 2 cucchiai di zucchero semolato o di canna, un pizzico di sale e 100 g di burro fuso.
poi fodera con carta da forno, ancor meglio oleata, il fondo e i lati di un anello metallico o uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro. Versa la granella e applica una leggera pressione con la spatola per compattare il fondo. Quindi lascia riposare in frigorifero per almeno un'ora. Passa a preparare una gelatina di rivestimento riducendo in cubetti 500 g di fragole. Poi aggiungi un cucchiaio di succo di limone. E 80 g di zucchero semolato. Mescola bene e lascia macerare le fragole per 5 ore. Dopo il tempo di attesa, le fragole avranno rilasciato circa 200 ml di succo. Filtra il tutto e raccogli il succo in un contenitore. Reidrata per 15 minuti 12 g di colla di pesce in acqua fredda, immergendo nell'acqua un foglio di gelatina alla volta. Quindi porta a ebollizione 200 ml di acqua. Spegni subito il fuoco, strizza bene la gelatina e sciogliela nell'acqua. Aggiungi 2 cucchiai di succo di limone, il succo alla fragola e lascia intiepidire. A questo punto prepara la crema. Prima reidrata in acqua fredda per 15 minuti 25 g di colla di pesce. Poi versa 500 g di ricotta a temperatura ambiente in una ciotola capiente e mescola con la frusta a mano. Versa 180 g di zucchero a velo e mescola ancora ad ogni aggiunta. E quindi 300 g di yogurt magro a temperatura ambiente e un cucchiaio di succo di limone. Monta a parte 250 ml di panna fresca ben fredda, che dovrà incorporare semi montata nella crema. Quindi strizza bene la gelatina e sciogliela in microonde. Prima di versare la gelatina nella crema, preleva qualche cucchiaio di crema, mescola bene e quindi incorpora la gelatina nel composto.
aggiungi anche i cubetti di fragola e mescola ancora. A questo punto puoi rimuovere la carta da forno sul fondo. E puoi versare il composto nello stampo. Lascia riposare in frigorifero a 4 gradi centigradi per un'ora. E quindi versa qualche cucchiaio di gelatina sulla superficie della torta per formare uno strato sottile e riportala in frigorifero fino a quando la gelatina si sarà solidificata. Taglia delle fragole a fettine sottili e usale per creare un motivo sulla torta. Quindi versa altra gelatina formando due strati sottili e lasciando solidificare la gelatina in frigorifero prima di creare lo strato successivo. Così facendo avrai la certezza che le fettine di fragola non inizieranno a galleggiare nella gelatina prima che si solidifichi. Quando la gelatina si sarà solidificata, potrai liberare il dolce dallo stampo e rimuovere delicatamente la carta da forno. Guarda il video suggerito e iscriviti al canale. Per preparare una freschissima e cremosa charlotte alle fragole, inizia foderando uno stampo da 22 cm di diametro con dei savoiardi. Taglia leggermente un'estremità dei savoiardi e accertati che i lati siano ben dritti per limitare eventuali fuoriuscite della farcitura. Usa dei pezzetti di savoiardi per riempire eventuali buchi sui lati e sul fondo dello stampo. Quindi taglia in 4 300 g di fragole fresche. E riducile in purea usando il mixer ad immersione. Poi reidrata in acqua fredda 13 g di colla di pesce per 15 minuti. Premi il succo di mezzo limone biologico, filtra il succo . Strizza bene la gelatina e sciogliela nel succo di limone dopo averla scaldata brevemente al microonde o a bagnomaria . Versa in una ciotola capiente 350 g di formaggio spalmabile e 150 g di zucchero semolato. Mescola con la frusta a mano. Aggiungi la purea di fragola e mescola bene.
In un altro contenitore ben freddo, frulla 250 ml di panna fresca, fino ad ottenere della panna semi montata. Incorpora la panna nella crema di formaggio . Quindi versa una piccola quantità di crema nella gelatina, mescola bene e a questo punto puoi mescolare il tutto. Versa metà della crema nello stampo. Non occorre bagnare i savoiardi perché l'umidità della crema li renderà soffici al punto giusto. Prima di versare la restante crema alle fragole, inserisci un altro strato di savoiardi. Quindi versa la crema e porta il dolce in frigorifero fino al giorno seguente. Il giorno seguente puoi decorare con fragole fresche . Lucidare con gelatina spray e gustare la tua charlotte cremosa alle fragole. Guarda il prossimo video che abbiamo preparato per te e se vuoi iscriviti al canale.